Le notizie che ho io è che oggi si sta rientrando verso la normalità, quindi ci auguriamo quasi normalità nelle difficoltà di ANM e CTP e ci auguriamo che da domani rientri nella normalità pur nella sofferenza chiaramente che conosciamo, ma la notizia importante è che credo oggi, non ne ho ancora la certezza, ma credo che oggi dovremmo approvare in giunta una delibera molto importante, che è quello su cui stiamo lavorando da tanto tempo. Cioè, è stata una protesta sproporzionata, esagerata e immotivata. Perché, come ho detto più volte, l'amministrazione comunale, per quanto riguarda il livello politico, come dicevamo prima, ha messo in campo un'azione importantissima, cioè azienda pubblica, quindi evitiamo il fallimento di ANM, preserviamo il lavoro a tutti i lavoratori, tutti i diritti maturati e mettiamo in campo tutte le condizioni, che è quello che in questo momento francamente mi interessa di più, per innalzare la qualità dei servizi e il trasporto pubblico della nostra città. Andremo in Consiglio Comunale lunedì e questo è un impegno politico incredibile. In un momento storico così difficile, con conti del Comune di Napoli ancora pignorati per commissariamenti di 40 anni fa, ecco perché ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti. Poi ci sono le trattative sindacali che si fanno con le aziende, sicuramente nei rapporti tra azienda, sindacati e lavoratori c'è da migliorare, quindi ci sono delle istanze dei lavoratori che sono anche fondate, ma sono assolutamente sproporzionate le azioni che hanno messo in questi giorni gravemente in difficoltà i cittadini e una città intera.